Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati nel secondo episodio di Dino Crisis 2, una nuova serie retro game che ho iniziato da pochissimo e appunto andiamo a caricare il salvataggio proprio da dove eravamo rimasti. Allora metto qui salvataggio 1, proprio davanti al computerino in quella stanza con gli scarafaggi, me lo ricordo. Allora, ok, andiamo a aprire la porta. Oh, questa volta però ci sono i dinosauri. Ok. Abbasso un po' il volume della cuffia perché sennò veramente mi spacca i timpani. Allora, questa porta qui, la serratura è chiusa elettronicamente. Forse si apre con lo storditore di Regina, quindi non ci si può andare da questa parte. Dobbiamo assolutamente tornare indietro. Allora, andiamo per di qua, proprio da dove eravamo arrivati praticamente, da dove siamo venuti. Risultato combo, soltanto due dinosauri c'erano, quindi poca roba. Allora, oh, mi devo girare un po' manualmente. Va bene. Li abbiamo fatti senza troppi problemi. Ah, questi verdi mi ricordo sono tipo un po' più resistenti degli altri. Che poi è bello questo fucile perché è una specie di fucile a pompa. Che però. Ho ritrovato un dinofile, ok, vedete? Questi sono i pixel, sono andato a perquisire quel tavolo, ve lo giuro, così a caso perché sta in ombra. Qui infatti i luoghi per riconoscere i dinosauri sono, vedete, si riconoscono così, sono un po' di sfondo però particolari. E stanno tutti lì i dinofile, forse ci riusciamo a prenderli tutti. Allora, andiamo intanto, spariamo a questo. Oh! No, 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 non mi ti devi assolutamente sbranare. Io premo tutto come se avesse un senso premere tutto, effettivamente non lo so, ma ti becco al volo a te. Il fatto è che adesso mi è uscita anche l'emorragia che devo interrompere con gli oggetti curativi, medikit. Non ho l'emostatico, quindi cura, ma non ferma il sangue, cura parzialmente le ferite, cura completamente più emostatico. Quindi cura completa più emostatico. Vabbè, sprechiamo un medikit grande. Che cosa dobbiamo fare? Devo prendere gli emostatici, mi sono dimenticato. Quelli sono fondamentali per non sprecare appunto i medikit grandi. Allora, vediamo un po' se. Ok, qua intanto sta arrivando il dinosauro. Quindi, oh cazzo, ci sono passato dentro. Ah no, oh merda, merda, merda. Rialzati, 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 rialzati. Fai 180. E tornatene di qua perché dobbiamo andare in questa porta qui. Mi sono sbagliato, me ne sono andato dall'altra parte. Allora, qua andiamo. Mi ricordo che qui c'è una scena, quindi prendiamo intanto questo file che sta qua. Getti in magazzino, tutte le risorse e strumenti verranno trasferiti domani al centro di ricerca. Vabbè, computer sono disponibili, dai, informazioni, diciamo. Un po' così, andiamo da questa parte e vediamo con questa cassetta. Sembra contenere materia vitale. Una luce rossa. Per aprirla serve una chiave. Ovviamente noi la chiave ce l'abbiamo. Oggetti, oggetti, chiave, chiave, usa. Andiamo a usare questa key. E ci prendiamo un'altra chiave. Una chiave che prendi un'altra chiave. Preso chiave del centro di ricerca. Però attenzione, brividi. Oh, una violazione. La stanza verrà bloccata, ragazzi, quindi siamo fottuti. Si rende conto della situazione, ma ormai è troppo tardi. Goffamente si avvicina alla porta. E sti zitto tira un pugno. Vediamo un po' che cosa accade. Torcia. Niente. Torcia, cioè, sirena. David. Passa, vediamo se qualcuno risponde al telefono. Ok, parla Regina. Ti risolve i problemi. Regina, I'm trapped. I'm at the military facility. I need your help. Over. Did you swing your precious machete around? Well, I Lo guess prende that's anche not per il culo, ragazzi. proper. Ok. A questo punto Good. Okay. entriamo I'll put nei a key in panni di front of the door Regina. as a mark. Don't let me down. Over and out. Ok. Praticamente lascia questa chiave e lanciala sotto la porta. Come segno che lui sta lì, però la porta è trasparente, quindi. Chissà. Comunque, lascia la chiave e la lancia sotto la porta e noi prendiamo, vestiamo i panni di Regina. I dati di missione sono aggiornati. L'obiettivo primario è salvare Dylan. Benissimo, con Regina abbiamo una pistola. Siamo lì, dobbiamo andare da quell'altra parte. Quindi, ok, andiamo. Che è un po' più veloce, Regina.
la pistola. Non ricordo se fa gli stessi danni che fa Dylan con quel fucile. Sinceramente non ricordo se è proprio la stessa cosa e cambia. Probabilmente no. Però qui c'è una porta, ma ce n'è anche un'altra di qua. Quindi io prima vorrei andare dare un occhio a questa, che non ricordo che cos'è. Allora, diamo un colpo a questa porta e la apriamo. Con lei ovviamente basta dare ogni volta il colpo, ogni volta che c'è una porta con l'interruttore rosso, Regina l'apre. Ah, qua mi sa Dino File. Hai trovato un Dino File? Sì, sul cadavere. Pensavo fosse più lontano il cadavere, invece è già qui. Ah, questa è la scena in cui sotto c'è il dinosauro gigante. Oh, perfetto, abbiamo preso un resurrezione, ci sta tutto. Ok, sembra un serbatoio di riserva d'acqua, ma a noi non ce ne importa proprio un fico secco. E ce ne andiamo di qua, è così, infatti il dinosauro sotto che passa. E proseguiamo, vediamo che cosa ci sta qui. Beccare una porta non è facile. Allora, spariamo a qualche dinosauro che sta qui da queste parti. Avanziamo così. Ce n'è anche un altro. No, e dai, no, pure lei, no. Mo mi serve il fottuto emostatico pure a lei. Quando ti beccano così è triste. Che palle. Allora, se devo usare Medikit grande, adesso aspetto. Adesso vi sparo a tutti quanti. Cioè, mi sta zonzando addosso tipo un'ape, non lo so. Cioè, le api, non ci posso credere, non me ne ricordavo questa. Vabbè, da dove dovrò spaccarmi il Medikit grande, aspetto che passa un altro po' di energia. Non ce la sparo così, se mi risaltano addosso un'altra volta, poi l'ho veramente buttato. Quindi, continuiamo ad andare avanti sparando. Anche perché questi cosi qui sono parecchio insidiosi. Le moschette lì, vedete, tolgono un sacco di vita. Allora, andiamo per di qua. Ah, la zona velenosa. Ok, qua non ci si può andare allora. Ok, qui è inutile, non si può andare. Dobbiamo tornare di qua e a questo punto forse usarlo il laccio emostatico. Intanto vado avanti sparando perché ci serve. Allora, select, armi, oggetti, la cura e il Medikit grande. Ok, più emostatico completo. Proprio quello di cui abbiamo bisogno. Oltre che sparare a questo dinosauro, logicamente. Combo per 2. Combo per 4. Dimentico sempre che non devo ricaricare. No, stanno anche di qua. Va bene. Direi che sono soddisfatto del quantitativo di dinosauri seccati. Vediamo un po' dietro questa porta cosa si cela. Si cela sicuro qualcosa a cui sparare. Qua è pericoloso. Allora, qua è pericoloso. Usate il volume, un attimo sparito. Va bene. Oh oh. Oh oh. Questo è veramente cattivo, ragazzi. Non ricordo precisamente come va a finire con questo dinosauro, ma mi ricordo che questo è cattivo. Cattivo perché a differenza... ecco, di quell'altro mi fa riapparire che sto frontale contro di lui invece che frontale contro... Incredibile. A dir poco incredibile. Ah, qui mi sa un Dino File. Qui mi sa un Dino File. Che ci sta qui? Non c'è un cazzo di nulla. E ho sbagliato praticamente, mi stanno a dire. No, cioè, va a cagare. Sparisci. Sparisci. Non rompere gli zebedei. Io me ne vado per di qua. Salti. Oh oh, allora io me ne vado. Ok. Sono svignato. Non me lo ricordavo che se saltasse o meno. Allora, musichetta terrificante, quindi vuol dire che ci stanno altri dinosauretti a cui sparare. E noi li spariamo. Vai, qua è facile, tutti allineati. Mamma mia, siete proprio tosti. Ah, ti ho fregato stavolta.
Ti ho fregato, lo devi ammettere, lo devi ammettere. Ammettilo. Shot, shot, shot. Oh, però quel pack lo voglio prendere. Girata impazzita. Vabbè. Allora, prendo il pack. La giungla, no, no, il pack devi prendere. Ok. Vabbè, medikit piccolo, meglio che niente. Non stiamo sparando con... Ah, un altro, proprio. No, ti devi girare e ucciderla. Perfetto, combo per 11, ragazzi. Tanta roba, in più mi sa che non mi hanno mai beccato con un bonus difesa di 6000 PTF. Sono fatto un bel po' di biggie money. Ah, la musichetta rilassante dei centri di salvataggio. Vediamo, allora, che cosa abbiamo qui? Ci spiega le piante velenose che vedremo in seguito, che incontreremo più tardi. Poi c'è questa stanza dove non ricordo assolutamente se ci sono dei dinofile, quindi un attimo do una perquisita. Non si sa mai. Tra documenti, però sicuramente abbiamo il computerino. Quindi intanto andiamo a vedere questo computerino, a rifare le munizioni, come sempre. Il carico di munizioni che non si rifiuta mai. Gli emostatici in gran quantità perché me li sono dimenticati. Quindi la cura... ferma il sangue emostatico, assolutamente sì, e ne prendo anche un altro. Poi il medikit piccolo, vabbè, ce l'avevo già, non spreco altri perché effettivamente quando mi curerò mai così tanto. Il supporto ancora non c'è e come armi qui possiamo comprare questo muro di fuoco, ma sinceramente mi fa cagare e quindi non ci faccio niente. Mentre il lanciafiamme è fico, mi pare, proprio per distruggere quelle piante. Mi sembra, proprio per distruggere quelle piante, quindi lo prendo. Effetto l'acquisto del lanciafiamme perché mi pare lo debba prendere per forza. Come l'altra volta facciamo due checkpoint, quindi qui non salviamo. Non salviamo e andiamo avanti. Andiamo avanti per di qua. No, da di qua ci siamo arrivati. Che cazzo sto dicendo? Che ci sta qua? Solo il checkpoint. Praticamente tutta questa... No, non è possibile assolutamente. Allora ho sbagliato porta. Sicuro. Cioè sono arrivato tipo fino a qua inutilmente. Mi stai dicendo questo? Non ci credo. Non ci credo. Mi ricordo che qualcosa c'era in questo fottutissimo centro. Ah, ecco, ok, bisognava per forza andarci perché c'è la scenetta quando si esce. Benissimo, vediamocela. Ancora questi tizi che saltano il ponte. Come prima abbiamo visto era bello lontano, quindi ci hanno fatto vedere, ecco. Ah, attenzione, sta si carta. Rischia la vita la signorina. Afferra la mia mano, non gli salva il culo. Ok, inerme a terra come se fosse legata ma non lo è. Alla fine un'altra capelli a pixelloni. Ok. Sala controllo di sicurezza. Entriamo qui dentro, portiamo questa tizia. Ok, la manetta a questo tubo, ragazzi. Non c'è da pensare male. Listen, young lady, I don't want to do this to you, but you've left me no other choice. Ok, cibo per dinosauri praticamente. Proviamo a parlarci, vediamo un po' che cosa ci dice. Sta cercando di liberarsi le manette, un animale, non parla. Ok, quindi legata a lei qua. Beccata la scena filmata. Dobbiamo riuscire e mi pare tornare indietro. Tornare tutto indietro. Quindi iniziamo a tornare tutto indietro di qua. Facciamo 180, beccato al volo. Ok, inizio a diventare anche pro a sparare ai dinosauri. Come non detto. No, 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 vabbè, ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Perché non vi sto coppando tutti? Preferisco di gran lunga quel fottutissimo fucile a pompa. Vabbè.
cazzo pure questi. Basta, no, il laccio. No, 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 che non ho salvato. Medikit piccolo, resurrezione. Medikit medio. Allora metto emostatico. Beh, che c'ho resurrezione, però dicono parecchi di resurrezione. No? Medikit medio. Ridà un bel po' di life. Ok. Infatti dovevo forse prima usarlo quel fottuto manganello di merda. Torniamo indietro. Abbiamo legato la tizia lì, praticamente. Ricordiamo che all'inizio c'è un'altra porta. Quindi qua dobbiamo praticamente solo che darcela a gambe. Non vorrei sbagliarmi, aver sbagliato e in realtà devo... Intanto lui salta sopra, perfetto. L'ho proprio seminato con questa cosa. Quindi me ne torno bello indietro, perché sto dinosauro non mi piace per niente. Se ne torniamo di qua e proviamo a prendere l'altra strada, perché lì praticamente è tutto chiuso, non si può fare un cazzo. Allora ti colpisco, vado... Oh, ma avete visto? Mi ha preso dei pantaloni. Cioè non accetta che io scappi. No, mi dovete lasciare scappare. Andate a fanculo. No, dai, vabbè, ma non ci sto a credere. Ve ne dovete andare a fanculo, dinosauri di merda. Dai, schiattate. Porca di quella troiaccia. Oh, ci curiamo con un medikit piccolo. Ok. Quindi dentro quella porta le piante. Allora, le piante non vorrei, non mi ricordo se ci vuole il lanciafiamme o la maschera antigas. Sinceramente non mi ricordo proprio. Allora, vediamo. Si inizia a scendere l'energia. Qui praticamente come funziona? Che devo cambiare l'arma. Arma primaria. Sostituirla con questo. Che diventa tutto praticamente. Fare così e bruciarli. Praticamente questo è lo scopo. E andare avanti. Quindi proviamo a vedere se così funziona. Qui non ci sono. Qua ce n'è una. Facciamo così. Lui spara, a noi non ce ne frega niente. Vediamo che ci sta di qua. Di qua ci sono delle scalette. Mentre... Ah, qui logicamente c'è la mappa. La mappa, vediamo la mappa. Io dove sto? Dov'è che sto? Lì. Quindi là si scende da quella parte. Oppure dritto. Allora, io vado prima di qua. Perfetto. Bruciamo anche questo. Ok, così non dovremmo avere nessun problema. Queste quasi invisibili, uno ci passa e ciao, avvelenato. So, vapore è lì rimasto? Non saprei. Qui addirittura doppio. Allora, brucio uno, brucio l'altro, almeno non ci stanno i dinosauri, sennò gran casino. Dinosauri con la maschera antigas. Allora, ho come il sentore che non è qui. Ma ve lo dico. Perché questo pezzo secondo me non si doveva fare. Però possiamo vedere comunque dove va a parare qui. Perché potrebbe anche essere qui. E mi sto sbagliando io. Allora andiamo qua. Sono parecchie. Andiamo per di qua. Combo per 6. Ok, bruciate tutte. Qua non ce n'è nessuno. Qua un bel mucchietto da 3. Brucio tutte e 3. A posto. Oh, la porta, una porta, perfetto. Ok, la torre dell'acqua, vediamo un po' dove siamo. Vediamo un po'. Ah, ok, siamo qui, quindi rimettiamo un attimo l'arma primaria, la pistola. Usa. Siamo sulla buona strada, perché essendo tornati qui. Dove sono i dinosauri? Cioè, la musichetta da dinosauro, ma non c'è il dinosauro. Quindi a questo punto, invece di salvare qui, anche se qui effettivamente ricomprerei una bella curetta,
Andiamo direttamente da Dylan, tanto è vicinissimo. Quindi becchiamo un altro emostatico che abbiamo usato, il medikit medio. Medikit medio. E poi comprerai magari una bella roba, la troviamo, quindi teniamoci uno slot. Teniamoci uno slot e proseguiamo sulle tracce di Dylan. Di qua. Forse abbiamo preso una strada e potevamo prenderne un'altra. Sinceramente non lo so, ve lo giuro. Non lo so, mi sembra strano il percorso che abbiamo fatto, però forse era giusto. Allora. Arrivano altri dischi volenti. Adesso ha capito che sono talmente lenti che si può divertire a beccarli col manganello. Fugone. Infatti sembrano dei conigli più che dei nemici quelli. Allora, non ci sono Dino questa volta. Non ci sono Dino. Quelli piccolini che scappano, ma niente di che. Nessun Velociraptor. Apparentemente dove ci sono loro non ci sono i Raptor. Non lo so, saranno amici, boh. Chi si ricorda, ragazzi? Chi si ricorda? Andiamo per di qua. Però qui dovrebbero esserci un po', no? O niente? Ah, no, qui è vero. La scena quando passano, come si chiamano, i triceratopi lì dietro. Allora, vediamo un po' se qui c'è un dinofile da queste parti, non ricordo. Scarto forse quest'area a campo, no? Non c'è dinofile. Eppure nei rimasugli della memoria mi ricordavo che qua c'era un dinofile. Può essere tranquillamente di no e mi ricordo male, però io intanto un attimo cerco. Vabbè, sicuramente non c'è, se ben ricordo passiamo qui altro po' di volte. Quindi in ogni caso andiamo, non ce ne importa molto dei dinofile. Ok, qui è dove stava il dinosaurone. Tutto buttato giù, tutto finito. Ah, adesso ci sono questi volanti, oh cazzo. No, non mi ti acchiappare, fate malissimo. Via, schiva, ragazzi, faccio lo slalom. Lo slalom è qui, Dylan. Allora, dobbiamo save the Dylan. Forza, smetti di perdere tempo. Vabbè, ti apro qui. Sistema di controllo per individuare eventuali intrusi. Accendo il cerebro, per attivarlo ti serve una chiave. Allora, già la chiave che mi ha buttato per terra, quindi la prendo. Perfetto. Qui, poi uso chiave. Oggetti. Chiave del centro di ricerche, usa, no, non puoi farlo qui. Chiave normale, usa, ok, era questa. Non è successo nulla, non è la chiave per questo. Terminale. È attiva dall'altra parte, si intravede la figura di una persona. Allora, non dobbiamo andare qui. Praticamente, non dobbiamo andare qua, dobbiamo andare dove stava Dylan prima. Quindi appena usciamo a destra, qua, su quell'altra porta, dove stavano i dinosauri, non mi acchiappate. In modo tale che possiamo anche salvare, perché lei può aprire quella porta che prima Dylan non poteva aprire. No, però non mi scassare. Non mi scassare. Però è buono il manganello. Mi devo ricordare di usarlo un po' più spesso. Ok. Ce l'abbiamo. Vediamo se ci sta qualche dinosauro. No, a quanto pare no. Allora. Beh. Dylan è praticamente dietro quella porta. Questo è il checkpoint. È il secondo praticamente checkpoint vero che troviamo. Quindi direi di salvare. Computerino. Ah, adesso possiamo comprare anche le Uzi. Queste, ragazzi, sono veramente una figata assurda. Non fanno cagare come quella pistola di merda. Quindi puoi effettuare l'acquisto, sì. Mitragliette spaccano davvero, perché man mano che si va avanti il gioco sbloccano armi diverse che si possono comprare qui al computerino. Quindi nel prossimo episodio salviamo Dylan e ci proviamo queste Uzi pazzesche contro i dinosauri, così la smettiamo di subire i loro morsi a pressione, soprattutto con Regina che è debolissima con quella cazzo di pistolina, non arresta i dinosauri. Va bene, il dato è salvato, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un bel like e un commento, iscrivervi se non vi siete ancora iscritti, condividete anche il video, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video. We'll be right back.